Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi vi porto sul canale un accessorio per lui, il Mavic Air 2. Questo accessorio che adesso vedremo è disponibile anche per Mavic Pro 2, però oggi guarderemo la versione che poi è identica per il Mavic Air 2. L'accessorio di cui vi sto parlando è questo, della AIEGO. È un accessorio secondo me molto interessante perché non costa tantissimo, ma ci permette ragazzi di sganciare oggetti dal nostro Mavic Air 2, e tutto questo a qualsiasi distanza noi siamo, nel senso che il comando che viene dato a questo accessorio è dato dal radiocomando di DJI. Quindi se il radiocomando di DJI comunica con il drone, che è quello che ovviamente tutti speriamo, anche questo accessorio farà il suo lavoro alla distanza che è il drone, e quindi sarà sempre possibile utilizzare questo accessorio. Quindi ragazzi, il prodotto è questo. Adesso vi faccio vedere cosa si trova nella confezione, poi lo proviamo ad installare e proviamo a farlo funzionare qua nello studio. Poi in un video futuro lo proveremo in azione all'aperto, a fare magari qualche video particolare. Allora, nella confezione troviamo questa parte che va montata appunto come struttura intorno al drone. Poi troviamo questo che è il sensore che va collegato sotto al drone. Perché? Perché lui funziona tramite la luce che abbiamo sotto al Mavic Air 2, perché come sapete il Mavic Air 2 ha questa luce a LED che va ad illuminare la zona in cui deve atterrare se dovessimo volare, per dire, al buio. Quindi andando a utilizzare questa luce, che possiamo attivare e disattivare col tasto FN che va configurato nell'applicazione, poi vi faccio vedere dopo dove, attivando appunto questa funzione, la luce quando è accesa dà un impulso al sensore che va a comandare appunto il funzionamento meccanico del servo, che va ad aprire e sganciare il chiavistello. Quindi con questo gioco di accensione e spegnimento della luce lui si andrà ad aprire e chiudere. Quindi abbiamo questo accessorio, che è quello che va installato diciamo intorno al drone. Qua abbiamo una batteria ricaricabile tramite la micro USB qua sul fianco. Qua abbiamo l'interruttore per accenderlo e spegnerlo, mentre da questa parte abbiamo il servo che va a comandare il chiavistello che si apre e si chiude. Poi abbiamo il manuale di istruzioni semplice, ma vi serve appunto per capire come montarlo e soprattutto come configurare nell'applicazione il tasto FN, cioè il tasto quello diciamo configurabile del radiocomando DJI, per intenderci questo qua a sinistra, appunto perché questo tasto possiamo dargli più funzioni come sapete e personalizzarle, e tra queste appunto c'è quello di accendere e spegnere la luce sotto al drone. Poi abbiamo questo velcro che serve per fissare appunto la parte con il sensore che riceve la luce, poi vi faccio vedere dopo come. Poi abbiamo il cavetto da collegare ad una qualsiasi presa USB per ricaricare la batteria del sistema. Poi abbiamo questi piedini per rialzare il drone. E questo perché? Perché comunque tutto questo accrocchio ha uno spessore, quindi il drone non appoggerebbe più con i suoi piedini, non appoggerebbe direttamente sotto a questa struttura. Mentre mettendo questi piedini rialzati che ci vengono dati in dotazione, il drone si alza e tutto questo ci sta tranquillamente. Quindi come vi ho detto abbiamo i piedini per rialzare il tutto, e poi abbiamo una piccola anellina che serve da inserire appunto nel chiavistello per poi andare a collegare qua un filo di nylon, una corda, quello che vogliamo, per poi collegarci l'oggetto che vogliamo sganciare. Poi uno si trova la sua soluzione migliore. Allora, è sicuramente un dispositivo interessante perché costa poco, vi lascio il link di Amazon in descrizione, costa circa 35 euro, quindi non è una grande cifra, ma è davvero interessante il funzionamento, soprattutto perché funzionando con il radiocomando di DJI non abbiamo bisogno di un altro radiocomando, a parte che dà l'impulso per aprire e chiudere il cavistello, e soprattutto funzionando con il radiocomando di DJI il segnale praticamente c'è sempre, perché come sapete il radiocomando di DJI a livello di comunicazione tanta roba, quindi non c'è un range di distanza per cui il radiocomando magari a parte avrebbe dei problemi a una determinata distanza. Con il radiocomando di DJI questo problema ovviamente non c'è, e quindi è un prodotto utilizzabile in tantissime situazioni. Secondo me per portare un regalo fa una scena incredibile, per portare il filo da pesca, perché tanti mi scrivono che drone potrebbero acquistare per portare il filo da pesca a una distanza importante da dove sono loro, appunto con la canna da pesca. Con questo accessorio si può fare tranquillamente, il filo da pesca lo si porta senza problemi. Ovviamente un drone come Mavic Air 2 alza pesi abbastanza importanti, arriva tranquillamente ad alzare mezzo chilo, quindi
alzare 500 grammi, lui ce la fa tranquillamente, mentre l'accessorio che serve a fare tutto questo è in grado di alzare anche un chilo, però ovviamente un chilo sotto al drone magari anche no, però l'accessorio alza un chilo, il Mavic Air 2 secondo me è meglio non superare il mezzo chilo, e con mezzo chilo secondo me già si può fare comunque delle cose divertenti, soprattutto impressionare qualcuno portando e consegnando qualcosa. Allora ragazzi, proviamo a fare il montaggio di tutto, che è una cosa semplice, non è una cosa complicata, comunque vi faccio vedere. Allora, innanzitutto dobbiamo andare a montare la struttura, che va montata così. Infatti vedete che c'è il buco qua sopra della struttura che va ad agganciare e va a girare intorno al pulsante d'accensione del Mavic Air 2. Quindi andiamo a agganciare questa cintura intorno al Mavic, eccola qua, vedete, quindi il pulsante d'accensione rimane libero, e una cosa importante è che il sensore anteriore rimane libero, quindi non abbiamo nessun sensore coperto da questa struttura, e questa è una cosa importante perché comunque il Mavic Air 2 potrebbe volare anche con un sensore diciamo coperto, però qua così sono riusciti ad ottenere un accessorio che non va a coprire nessuno dei due sensori, perché vedete passa in mezzo tra il sensore e la luce di illuminazione per gli atterraggi al buio. Allora, una volta fatto questo, quindi abbiamo montato la struttura, ci accertiamo che sia bene allineato fra i due sensori, a questo punto dobbiamo montare il sensore che rileva la luce, quindi non ci resta che andare a posizionarlo qua sotto. Quindi vedete che all'interno qua, vi faccio vedere, c'è un piccolo sensorino, quindi vado a posizionarlo qua sotto, quindi vado a mettere il velcro, giro il Mavic, ok, tiro bene il velcro ed ecco fatto, vedete che il sensore è posizionato, poi lo potete regolare se vedete che vi si è spostato, e vedete che il sensore adesso copre completamente il LED di illuminazione. A questo punto vado a mettere i piedini per rialzare il Mavic, anteriormente andranno questi che si richiudono, seguite la forma di quello che è il piedino originale, vedete che il buco ha la forma uguale al piedino, quindi da questa parte metterò questo. Da questa parte invece andrò a mettere questo di qua, mentre quelli posteriori hanno un aggancio ovviamente diverso, perché comunque non c'è dei piedini d'atterraggio sui braccetti posteriori, quindi andremo a fissarli direttamente al braccetto. Ovviamente c'è anche qua destra e sinistra, altrimenti non riuscite a mettere, quindi dovete mettere appunto quello giusto nel braccetto giusto e andate a spostarli una volta che l'avete chiuso finché stringe. Da questa parte uguale lo mettete nella parte finale che è molto stretta, quindi vi dà la possibilità di chiudere l'aggancio, dopodiché andate a spingerlo verso il drone in modo che vada a stringere per pressione. Quindi a questo punto l'accessorio è montato e pronto per essere utilizzato. L'ultima cosa che dobbiamo fare è andare a configurare nell'applicazione il tasto FN. Allora andiamo ad accendere il radiocomando, poi andiamo ad accendere il drone, vado ad aprire l'applicazione DJI Fly, connetto il drone. Perfetto, a questo punto il Mavic è connesso, dobbiamo entrare nelle impostazioni, quindi con i tre puntini in alto a destra, andiamo in comandi, scendiamo fin quando troviamo la voce, vedete, personalizza tasti, qua abbiamo tocca o tocca due volte, a noi l'opzione che ci interessa è quella con la voce tocca, e selezioniamo luce ausiliaria, quindi abbiamo predefinito il comando al nostro tasto FN, usciamo, e a questo punto ragazzi non ci resta che provarlo. Quindi vado ad accendere il dispositivo con l'interruttore qua sul fianco, ok, la luce rossa lampeggia, adesso non lampeggia più, il dispositivo è pronto, quindi vi giro il Mavic per farvi vedere come funziona. Quindi adesso vedete che il dispositivo è chiuso, vado a schiacciare il tasto FN, vedete che la luce si è accesa e il dispositivo si è aperto, quindi vado a rischiacciare e il dispositivo si è chiuso. Questo perché? Perché lui funziona ovviamente con questa luce LED, quindi quando gli arriva il fascio di luce al sensore il dispositivo apre il chiavistello, quando il sensore non riceve più la luce il sensore manda l'impulso al servo e lo fa chiudere. È una cosa davvero, se vogliamo, stupida ed elementare, ma incredibilmente pratica, e funziona davvero bene per il fatto che funziona con il radiocomando DJI senza avere un altro dispositivo che attivi e disattivi appunto questo oggetto, che poi avrebbe comunque un limite di distanza.
distanza, che invece qua non abbiamo, la distanza è sempre data da lui, quindi sapete anche voi tanta tanta roba. Allora vado a girare il Mavic e proviamo a fare una piccola prova qua, poi come vi ho detto faremo una prova con un video in esterno dove magari proveremo qualcosa di interessante appunto per mettere in pratica questo oggetto. Allora prendo qualcosa da agganciare e facciamo questa prova. Ok ragazzi, allora mi sono preso una borsina, ci ho attaccato sopra un gancio di quelli, vedete, apribili o meno, anche se non serve che sia apribile perché tanto poi il chiavistello si apre, si infila e poi richiudiamo, quindi però questo avevo, quindi a questo punto non ci resta che andare a agganciare la borsina al chiavistello. Quindi giro un attimo il Mavic, perfetto, vedete che si è aperto, quindi vado a richiudere il chiavistello. Ok, vedete che la borsina adesso è collegata alla struttura, quindi avremo una cosa del genere, il Mavic in volo e la borsina con dentro l'oggetto che dovremmo consegnare. Questo è un esempio, è giusto per farvi capire come funziona. Quindi a questo punto arrivo nell'area in cui voglio sganciare l'oggetto, ovviamente inclinerò la fotocamera verso il basso per vedere che l'oggetto cada dove voglio io. A questo punto andiamo a schiacciare il tasto FN e wow, e l'oggetto è stato consegnato. Quindi ragazzi, avete visto che figata incredibile che è. Poi la cifra non è una cifra importante, 35 euro, link di Amazon in descrizione. E ragazzi, è una cosa secondo me geniale e soprattutto può creare situazioni e può venirvi utile per fare cose incredibili con i vostri droni e sorprendere sicuramente un bambino che magari gli consegnate un regalo, ma anche un adulto, a una ragazza che gli consegnate qualcosa, o comunque per portare qualsiasi cosa. Quindi ragazzi, spero che questo supporto sgancia oggetti per Mavic Air 2 vi sia piaciuto. Se è così ragazzi, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, curiosità, stampe 3D, tante cose, quindi seguitemi su Instagram. Se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao ragazzi.